Due giorni riservati al gioca pony e tiro con l'arco al circolo ippico Equi Home di Cerveteri. La Fitretrek ha organizzato un evento al quale hanno preso parte centinaia di giovani. Dunque, noi abbiamo oggi i campionati italiani di gioca pony e Young Rider, che è dedicata esclusivamente ai giovanissimi, quindi ai nostri pony, amici cavalli, pony, e all'arcieria a cavallo per i giovanissimi, quindi il tiro con l'arco a cavallo, dove partecipano tutti i giovanissimi, quindi è un vivaio veramente molto, molto importante per noi, per la crescita della federazione, perché è il bacino di tutte le attività federali, è la crescita dei bambini con i nostri amici cavalli. La struttura è in grado di ospitare molte manifestazioni, pure avendo molte problematiche legate all'impossibilità di costruire una clubhouse. Potrebbe fare molto di più se riuscissimo a ottenere i permessi, soprattutto per la costruzione di una clubhouse, dal comune di Cerveteri, che ormai stiamo aspettando dal 2019. Per noi è molto importante, perché non avendo delle strutture adeguate noi non riusciamo a entrare in quella lista di circoli che possono fare gare internazionali e gare più importanti, quindi ci limita come sempre l'attività. Noi continuiamo a farla come possiamo, ma certo con molta fatica. E dà riflessi importanti anche sull'economia del territorio? Assolutamente sì, se pensi che oggi che ci sono queste famiglie che vengono dalla Calabria, dalla Sicilia, dalla Sardegna, ci abbiamo gli alberghi alla Dispoli che sono pieni, a Cerveteri che sono pieni, i ristoranti che lavorano, perché poi noi non facciamo ristorazione, quindi diamo indicazioni di dove devono andare, se ci fossero 5.000 persone sarebbe una cosa ben diversa.